pomeriggio, bentornati con noi nel nostro spazio intervista. Siamo in compagnia di Jeffrey Zani, regista. Grazie, ciao. Grazie per essere con noi. Grazie. È in nostra compagnia per presentare il suo ultimo film documentario. Esatto. Prima avevamo la scuderia Filibusta, adesso invece abbiamo le moto. Allora raccontaci, si parla della storia di Morbidelli, un grande costruttore di moto che ha sviluppato appunto delle moto che poi hanno fatto delle gare molto importanti. Cosa racconti? Bel Gran Premio, ecco. Morbidelli era pesarese, quindi sì, vicino a noi, e condivideva, diciamo, la passione per la moto che fa parte del territorio dalla Riviera da parecchi decenni. Aveva un hobby che era quello delle moto, anche se lui aveva un altro business, costruiva macchinari per la costruzione del legno a Pesaro, anche quella è un'industria dei mobili fissi molto grande, boom, sì, molto grande. E diciamo che questo hobby è iniziato nella seconda metà degli anni 60, è cresciuto, era portato a conquistare 4 titoli mondiali, quindi risultati non indifferenti in un'epoca in cui gli avversari erano Honda, Yamaha, Kawasaki, che sono ancora lì. Era un'era in cui lo sport era diverso rispetto a oggi, anche a livello tecnico, e diciamo che allora Davide poteva ancora battere Golia, cosa che oggi non può succedere più. E diciamo che questo romanticismo mi ha sempre catturato molto e ho deciso di fare questo documentario. Ecco, tu sei il primo a essere appassionato di moto, quindi da nasce, è nato poi tutto il resto. Allora si chiama Morbidelli, storia di uomini e di moto veloci, perché l'idea anche di essere un documentario corale, ci sono tante interviste. Sì, ho voluto fare un lavoro diverso da quelli che vengono fatti di solito, dove c'è un protagonista, una figura che di solito è quella del pilota, oppure una casa come può essere Ducati o Ferrari. Ho voluto prendere, diciamo, coinvolgere tutto il team, fare parlare anche i meccanici e chi magari aveva ruoli più marginali, perché di solito sono loro poi che hanno le storie, un po' gli aneddoti un po' più interessanti da raccontare, quelli che magari altri non hanno interesse a rivelare. Quindi 11 interviste, abbiamo Graziano Rossi, Pierpaolo Bianchi che ha vinto 3 campionati del mondo, Mario Lega campione del mondo, e molti di loro fra l'altro sono ancora in attività fra i meccanici, quindi non hanno perso la passione negli anni. Hanno 60-70 anni, ancora lavorano ad alti livelli. Stiamo vedendo alcuni di loro, infatti, nelle immagini. L'hai realizzato non da solo? L'ho realizzato assieme a Matthew Gonzalez. Ci siamo incontrati a New York. Lui finiva di studiare cinema. Io in realtà avevo previsto di fare questo documentario quando sarei rientrato dagli Stati Uniti. Poi là si erano creati delle premesse, quindi siamo volati insieme in Italia. Nel maggio dell'anno scorso abbiamo fatto un mese di riprese, siamo tornati a New York, l'abbiamo montato, è finito. Quindi in un mese di intervista avete ricostruito in un mesetto, la storia. Sì. Ecco, Morbidelli come ha accolto questo lavoro? Ma Morbidelli accoglie tutti benissimo, perché è una persona super socievole, molto molto aperta. Ha un museo a Pesaro dove ha 250 moto e quando si va lì ci si diverte sempre. Io magari quando lo vado a trovare penso di stare un'oretta, poi ce ne passo 5 o 6, poi beviamo un bicchiere assieme, c'è una chiacchiera, un'altra chiacchiera, ecco, ce la spassiamo. Ecco, il film verrà presentato anche domani a Pesaro, la prima presentazione al Cinemastra alle 21, esatto, appunto a Pesaro. È la prima volta che lo presentate o siete già usciti? È stato proiettato al Bellaria Film Festival domenica scorsa, non ieri ma la settimana prima, sì, fuori concorso. Pesaro è, diciamo, il battesimo, perché andiamo nella Tana del Lupo, ci saranno i piloti, i meccanici, tutti quelli che fanno parte, diciamo, dell'ambiente motociclistico pesarese romagnolo sono stati invitati, hanno confermato la loro presenza, quindi siamo contenti, abbiamo delle aspettative positive. Speriamo che la città lo accolga con dovuto entusiasmo. Dunque, tu sei un regista, allora, diciamo, come è iniziata la tua passione con la scuderia Filibusta? Comunque ami il territorio, quindi ti piace partire da qui vicino, anche se ti dividi tra qui e gli Stati Uniti. Perché? Beh, qua, se si parla di moto, penso sia uno dei posti migliori di tutto il mondo. E quindi rimango molto attaccato a questo posto. La Filibusta è nata un po' per caso, perché coinvolgeva dei miei familiari, perché sono tutti motociclisti da più o più generazioni, e avevo una montagna di foto dalle quali volevo ricavare un libro, poi ho trovato dei video e da lì ho cambiato e deciso di fare un documentario, quindi non era qualcosa di previsto. La Filibusta è andata bene, mi sono divertito molto e ho cercato di fare in questo senso lo step successivo con Morbidelli, una storia più grande, con un valore sportivo più elevato. La Filibusta era più incentrata
sul folklore, diciamo, e sui personaggi, e poi se questo va bene facciamo anche il terzo. Infatti è un cantiere. qualche altro progetto? Mi piace la Dakar, mi piace molto la Parigi-Dakar, no, adesso si chiama solo Dakar, scusami, perché ogni tanto cambiano il percorso e il continente, e sì, sto chiacchierando con delle persone, però vediamo. Fra un paio d'anni. Ecco, fare regista cosa significa adesso, visto che hai anche il termine di paragone degli Stati Uniti? Diciamo San Marino e l'Italia, oppure andiamo oltreoceano? Come vedi? Ma la situazione più o meno è uguale, nel senso che chi è esordiente deve darsi da fare a testa bassa, senza aspettarsi niente da nessuno, fare qualcosa che si ama. E di autoprodotto sempre, di diciamo, crowdfunding, tutte queste iniziative che fanno, anche diciamo, perché adesso un po' conviene l'autoproduzione, perché comunque una casa di distribuzione, produzione che finanzia un giovanissimo si terrebbe poi tutti i guadagni, sarebbe quella la moneta di scambio. Quindi l'autoproduzione con la tecnologia che c'è adesso è abbastanza accessibile, comprare l'attrezzatura che serve, se si ha qualche idea buona, secondo me prima o poi si viene notati, poi è una scommessa personale. Certo. San Marino, però, anche col San Marino Film Festival potrebbe essere un'opportunità nuova. Cosa pensi anche di questo festival? Ci sono già state due edizioni con ospiti molto illustri, dove è stata presentata anche la Filibusta. La Filibusta fu proiettata, sì. È sicuramente positivo. C'è, diciamo che il numero dei festival sta crescendo sempre di più. Quindi ora nasce il nuovo trend di fare dei festival a tema. Per esempio a New York l'anno scorso c'è stato il primo Motorcycle Film Festival che era solo dedicato ai film sulle moto. Ti aspetterà, diciamo, la prossima questi edizione a quanto pare. Sono in contatto con loro, sì. E diciamo che sì, aumentando il numero dei festival l'Unione deve cercare poi un po' la sua identità, perché fare un festival generico poi diventa un po' rischioso per quello che organizza, perché i film più o meno sono sempre quelli che fanno parte delle grandi distribuzioni, quindi si cerca di dare qualcosa più specifico per catturare magari un certo tipo di pubblico. Sì, magari il cinema indipendente sta prendendo piede appunto in questi festival magari un po' più piccoli. Sì, anche. Grazie, allora Jeffrey ti ringraziamo per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie per domani e anche per i prossimi lavori che farai.